Bella ragazzi, sono Darryl. Ebbene sì, avete sentito bene. Sono Darryl. Perché? Perché avevo detto che comunque vi avrei dato un video di spiegazione su perché avevamo per un mese e mezzo non abbiamo fatto video. Eccomi qui per dare il video spiegazione. Sarà un video molto lungo perché comunque c'è da dire un sacco di roba. Oggi sono qui per dirvi che, come molti hanno già capito anche su Instagram, che avevo letto nei commenti delle mie foto, che non faremo più video insieme io e Xenic praticamente, perché ha lasciato il canale. E molti di voi, comunque ci seguono tanto e ci conoscono, hanno capito che comunque qualcosa fra noi due non andava. Cioè, hanno visto che non facevamo più video insieme. Lui si è cancellato anche da Instagram e poi vi spiegherò anche questo perché. E niente, praticamente è successo una cosa tra noi due che non sto qui a dirvi, una cosa molto grave appunto, che non sto qui a spiegarvi perché comunque sono anche cazzi nostri. E niente, io comunque non lo sento più ormai da tempo. Allora, è successa una settimana dopo l'ultimo video che è uscito, e da lì poi c'è stata una pausa e lui ha detto: vabbè, a me me ne frega più niente, lascio perdere tutto e se te va continua te. Io comunque ci ho provato nel frattempo a fare qualche video, ma non c'avevo tanta voglia. Dicevo sì, registro, poi dicevo vabbè, ma che faccio, perché non essendo abituato comunque a farli da solo, non ero abituato. Adesso comunque, uscendo anche Pokémon Go, andando in giro con Frax e tutto quanto, ho ricominciato, mi è venuta la voglia, quindi da adesso in poi ricomincerò comunque da solo. Per adesso niente, che altro dirvi? Ah, perché si è cancellata da Instagram? Perché praticamente a questa cosa che è successa a noi comunque è dovuta anche a Instagram. Vabbè, aspetta. Vabbè, penso ci abbiano creduto. Tagli sti cazzi. La cosa che se poi mi dimentico di far taglio, che figura di merda fanno? Scialla, tagli, non è un problema. Dobbiamo pensare, famo i views, famo i sordi, qualcosa, qualche stronzata che si siamo inventati. Sì. Abbiamo pisciato. Famo la cazzata di lasciare il taglio qui. So cazzi. Famo una figura di merda. Famo per colpa tua. Vediamo anche tutti i ci sono rimasti. Sì, ma editi te, non è un problema. Quindi c'è quello che se magna tagli so io di solito. Quindi. Dai, scialla, pensiamo. Vabbè, sta cazzata. Io che posso dire? Se tante volte mi chiedono qualcosa. Continua questa cosa che non c'è più Instagram. Continua così. Poi su Facebook metti, che ne so, qualche frase di quelle minatorie, tipo la gente che non ti aspetti, capito? Queste cose qua. Amici, potete rubare una bici. Ok, queste cazzate qua. Poi tipo infame, una parola che te sa dice a se stessa. Io poi ti rispondo tipo indirettamente. Sì. E faccio: sì, ti rubano una bici, però. però. Non so. Smonti e tari per niente. Una cosa del genere, sì. Vabbè, poi su Ask, magari. Vabbè, fammi chiudere il video prima che mi dimentichi il portale. Ci avevate creduto, eh! Oh, comunque era convincente, ma no, convinto, c'era figa. Pure a me, cazzo. L'ho convinto? Sì, ti giuro. Sono stato bravo? Sì, no, è proprio un attore nato. Allora, in realtà, cosa è successo? Abbiamo litigato veramente! Però non così gravemente, no. Non abbiamo ricordato, no. Sinceramente. No, allora, molti detective su Instagram hanno detto che abbiamo litigato io e lui, sì, perché certo. Perché non so per quale motivo, e quindi non facciamo video per questo. Infatti Xenic si è anche tolto da Instagram, non so perché, neanche io sinceramente, perché si è tolto da Instagram. Perché mi sono rotto il cazzo, perché non avendo un telefono con cui pubblicare è inutile tenere il proprio Instagram. Instagram è utile. Non puoi, mandano le tette. A me non mi manda un cazzo di quello. Solo per quello è utile, mandate, così fate con te. Cioè, quando si rimetterà Instagram, intanto nel frattempo mandatela a me. Esatto. Comunque, lui, vai. Cosa vedo voglio dire? Cosa vi dobbiamo dire? Perché abbiamo fatto questa pausa lunga? Allora, che è successo? In realtà la causa maggiore è lui. Sì. Diciamo. Sì, in realtà sì, è vero. La causa più, cioè quella più importante, tra virgolette, so io, perché. Ah, comunque aspetta, per chi non avesse ancora capito, non abbiamo litigato veramente. Non è che ci siamo dimenticati di fare il taglio, era tutta una scenetta, non siamo money grabber veramente. Però siamo money grabber perché sappiate che in questo momento la telecamera si gira. No, ma tanto voi la vedete, penso che la vediate normale, non la vedete rigirata. Però a noi ci si rigira la cosa, lo schermino. Sì. Allora, stavamo dicendo. Sì, in realtà poi ci potrete dare comunque dei money grab, perché nel titolo avrò scritto Xenic mi ha lasciato, cioè ha lasciato YouTube. Ah, un'altra cosa, non siamo gay. Cioè, perché ecco, una cosa che io mi premeva fare un video per rispondere a tutte queste cose, perché la gente pensa che noi siamo insieme, che siamo gay. Lui, una volta ho messo per scherzo una foto di lui col gasolino e ho detto che ero il terzo incomodo, ma non è che stanno insieme lui e il gasolino. No, cioè, lui no. Sta con un altro. Sta con... io non sono gay comunque, lui nemmeno. Cioè, non che, non avendo nulla contro gay, però sinceramente se non lo sono non devo dire che lo sono. Esatto. Tutto qua. Comunque vi dicevo la cosa principale ero io, perché sono stato male, poi ho trovato lavoro, non ci ho avuto tempo di stare presso YouTube sinceramente, ed era pure un è stato male pesantemente. Non so se avete sentito parlare di quella malattia che ultimamente al telegiornale avete mai sentito parlare, cioè, una cosa che si chiama Ebola, cioè molti magari non la conoscono, però comunque quello ci ho avuto. Sì, è stato anche a Roma.
a Roma, perché fa figo, è stata a curarsi a Roma. Cioè vive a Roma, quindi vabbè, comunque stavi dicendo. Vabbè, che oltre a tutto questo, comunque era un periodo che sinceramente YouTube in generale mi aveva un po' stufato. Non tanto il nostro canale per quanto riguarda i video e cavoli, ma tutto, proprio YouTube. L'ambiente, l'idea, no? L'ambiente e l'idea di fare YouTube con determinate persone, sinceramente. Che non lui, che comunque coinvolgono la comunità italiana. Determinate persone, per esempio Frax, Dread. Sì, perché li odio e esatto. Non abbiamo Johnny Crick in particolare, che sì, è una merda. Sì. Perché lui è il duce di Melagodo. Tanto qualcuno ci crederà sicuramente, sì, a queste cose, quindi come al solito. E no, anzi, Johnny Crick devo dire che è stato uno dei pochi che, visto il periodo di pausa, mi ha scritto su WhatsApp e mi ha scritto: ma che state a fare, perché non state più a fare video? E io gli ho spiegato tutto quanto, quello che era successo, che tra l'altro lui non volendo più fare video, cioè essendo gli passata la voglia, comunque non c'aveva più la voglia di alzare il telefono e di oggi registriamo. Allora io dicevo, ogni tanto mi alzavo la mattina e dicevo: mo registro, però poi, cioè quella parte che vi ho detto prima era vera, io dicevo però che registro da solo, che faccio da solo, e poi mi passava la voglia, quindi non registravo più da solo. L'unica cosa che mi ha fatto rivenire voglia di registrare da solo è stato Pokémon Go. Infatti bisogna ringraziare Pokémon Go se stiamo facendo i video, perché lui ha visto il video che ho fatto con Frax e mi ha detto: ricominciamo a fare video, perché è veramente figo. Quindi se non lo siete visti, magari andate a vedere quel video di Pokémon Go, che comunque ne usciranno altri nei prossimi giorni. Per esempio oggi, appena finito questo video, registreremo un altro video che uscirà fra 2 giorni, perché raga, io in questo momento sto anche lavorando, quindi non ho il tempo di farli uscire uno al giorno, ma uno ogni due. E farò uscire un video dove farò vedere il mio Pokédex, i miei Pokémon che ho trovato fino ad ora, che veramente ne ho trovati molti veramente belli e forti e rari e carini e simpatici. Sì, pucciosi, petalosi soprattutto. Sì, che... ne usciranno in 2 giorni, quindi ragazzi, se vi interessa magari questo video, guardatevelo, perché oltre a far vedere i Pokémon che ho, quanto sono forti e tutto quanto, vi dirò anche l'aneddoto legato alla cattura di quel Pokémon. Quindi che ne so, c'è stato un Pokémon veramente, non vi spoilerò niente perché poi lo vorrei vedere in quel video. Ma cioè, è successa una cosa incredibile per prendere quel Pokémon, e poi ve lo dirò, quindi guardatevi il video fra 2 giorni. Tornando al discorso principale, a me non mandava di fare video da solo, e quindi aspettavo sempre lui, e giusto i Pokémon mi hanno fatto venire voglia di fare video da solo, che poi da solo non erano, perché l'ho fatto insieme a Frax e cazzi vari. Molti si sono lamentati perché non davamo spiegazioni, ma sinceramente, anzi, molti hanno detto: siete spariti nel nulla. Intanto non siamo spariti nel nulla, perché io comunque continuo a pubblicare foto su Instagram. Lui anche per un periodo l'ha continuato a pubblicare prima di sbloccare e cancellare l'account. ero attivo, non è che poi l'ho sempre ribadito, non abbiamo lasciato YouTube, è solo un periodo di pausa. Addirittura mi sono ritrovato un commento sotto al video di Pokémon: mancate per mesi e poi tornate con sto video, non ho capito che video devo tornare su YouTube, che devo fare. Cioè devo fare un video falso dove piango e dico: in quel periodo non mi andava, no, perché sennò cioè, avremmo copiato tutto, no, YouTuber. Torno da su YouTube e faccio un video normale. Poi visto che tutti mi dicevano anche su Instagram: almeno abbiate la decenza di dare spiegazioni su perché ve ne siete andati, come se stessimo a scuola e dovessimo giustificarci. Sì, no, ma infatti c'è, cioè, la decenza di che? Non è che io ho pure una vita privata mia. Visto che molti premevano, comunque noi vi ascoltiamo, non è che non ce ne frega un cazzo di voi, come state vedendo. E quindi mi sembrava doveroso a quel punto darvi una spiegazione. Siamo qui a fare questo video, ma niente di particolare, è una cosa che succede. È successa a molti YouTuber il periodo di pausa, perché arrivi a un punto di YouTube che comunque c'è lo stress, fai tanti video assieme, poi vedi che comunque tu ti impegni tanto, ma le visual calano perché per non si sa quale motivo, se per se è colpa di YouTube, se un po' per colpa tua, se un po' per colpa perché non fai video con con gli YouTuber più famosi, quindi non fai numeri come fanno molti, perché molti fanno numeri soltanto perché fanno video con gente più famosa di loro. Da adesso speriamo di ricominciare. C'ho già in mente parecchi video da fa. Già ce ne ho in mente altri due. Uno adesso lo registriamo, un altro dovremmo registrarlo stasera con Frax, sempre su Pokémon Go. Non sappiamo se fare, cioè se continuare a fare gameplay, perché raga, sinceramente FIFA e COD non riesco, non mi viene più voglia neanche di giocarci da solo, perché non, cioè adesso ho cambiato tipo di giochi a cui gioco. Per esempio ho giocato a League of Legends, che però adesso ho lasciato perché mi stava venendo veramente, no, mi stava venendo un tumore a giocarci. Cioè veramente mi sentivo il magone ogni volta che ci giocavo, e cioè un gioco deve essere fatto per divertirsi, non è che mi divertivo, però non mi divertivo quando finivo di giocare, perché se perdevo rosicavo veramente tanto. Dovremmo trovare un po' il tipo di video da fare, se riportare magari le challenge come facciamo una volta, se il genere più vlog, magari, che ne so, riepilogo da settimana, più Pokémon Go. Per esempio Pokémon Go, raga, se ve lo dico subito, a me piace tantissimo, io e Frax, tra l'altro, molti ho visto che hanno commentato sotto il video di Frax col... sei venduto che fai pubblicità a Pokémon Go. Intanto, tanto metti una cosa. No, allora, no,
Ma una cosa per dire, una cosa logica. Allora, se un'azienda vuole pubblicizzare un prodotto, non pubblicizza un prodotto che ancora non è uscito. Tutto qui, cioè già da quello dovreste capire che non può essere pubblicità, perché dato che in Europa e in Italia dunque, di conseguenza, essendo in Europa, non essendo inglesi, vabbè, frecciatina. No, non siamo in Europa, siamo in Europa e quindi in Europa. Non è ancora uscito il gioco in Europa, la Nintendo e Niantic, come si chiama, non si mettono a pubblicizzare un gioco che ancora deve uscire. Quindi qualsiasi youtuber avete visto fare Pokémon Go in Italia, vi assicuro che non è stato pagato da nessuno. Cioè, lo so per... non è che ci ho parlato con youtuber, però lo so per certo, perché se... può darsi che dopo che dell'uscita Nintendo paghi qualche youtuber per pubblicizzare Pokémon Go. Ma al momento... vorrei ricordare a Nintendo che noi abbiamo sempre fatto i Pokémon, eh? Sì, sì, noi abbiamo sempre fatto i Pokémon, cioè, abbiamo fatto Diomon, cioè, diciamo così. Però sempre Pokémon erano. Ci sono sempre piaciuti i Pokémon, abbiamo fatto sì. Pokémon marrom merda, abbiamo fatto disegni al Pokémon, quindi raga, se veramente sui Pokémon non ci potete dire in cazzo, noi li abbiamo sempre fatti, ci sono sempre piaciuti. Muti, e voi zitti. Lezzo, volevi. Basta. Detto questo, ragazzi, cosa dire? Niente, la spiegazione ci avete avuta, tutto a posto, adesso si ricomincia, lasciate un like di supporto qua sotto. Questo video verrà lunghissimo, cioè sono 18 minuti che sto a parlare in continuazione a rotazione a ruota sì. libera. Dovrò fare qualche taglio, mi sa. Sì, infatti sì. Senza tagli, senza niente, non è vero. Niente, farò qualche taglio, niente. Prossimo video è quello sul Pokédex, andate a vedere pure il video quello della Defrax che avete visto non tantissimi. Riguardate il video del prossimo e quello prossimo ancora e così per 3-4 anni. Perciò, ragazzi, da Granas è tutto e niente, ci becchiamo al prossimo video. Bella. Ciao. Ciao.